Tutte le posizioni sono legittime, però l'analisi e la ricetta del presidente Boldrini lei stessa l'ha sottoposta anche con una certa forza e visibilità alle ultime elezioni. E i casi sono due: o lei si è spiegata male, oppure si è spiegata bene e l'elettorato italiano non condivide né l'analisi né la ricetta. Non so quale delle due, volevo chiederlo a lei. Presidente. Allora, io non so, lei, direttore Sallustico, a quale ricetta si riferisca. Se si riferisce a qualche fake news che magari gira nella rete e non solo nella rete, No, perché sull'immigrazione. sull'immigrazione io ho sempre detto che va gestita e governata. Io ho sempre detto che chi ha titolo entra nel paese, chi vuole fare una domanda d'asilo deve poterlo fare, ma chi non ha un permesso di soggiorno deve essere riportato indietro, ma nel rispetto dei diritti della persona. Questa è la mia posizione. Il resto, caro direttore, è Beh, più o meno un'elaborazione, quella di una fake Salvini. news. No, no, quella di Salvini. Salvini non riesce a rimandare nessuno a casa, è vero? È diversa Vabbè, perché non Salvini riesce. in campagna elettorale ha detto che avrebbe rimandato 600.000 persone a casa. Certo. Non ha rimandata neanche una. Dunque ha venduto fumo e gli Certo. italiani purtroppo hanno Ma lei bevuto sarebbe questa riuscita a menzogna. rimandarlo indietro? Non ho mai detto di farlo, perché so Allora. come funziona e so che non si può vendere menzogne, so come funziona. Il centrodestra al governo fece due sanatorie, quasi 1 milione di persone sanò, perché non aveva altra scelta e quelli Beh, sono gli dovrebbe amici essere di contento. Salvini, non gli amici di Boldrini. Allora, attenzione.